Microskirt lavora all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia e mi occupo di acque. L'uomo, quando costruisce le proprie città, le case, le industrie, i centri commerciali, i parcheggi, cosa fa? Delle grandi colate di cemento. Quando piove, l'acqua non riesce più a entrare nel terreno, oltretutto le superfici cementificate svolgono quasi una funzione da pista di pattinaggio per l'acqua, che scorre molto più velocemente. Unendo quindi questi due fattori, più acqua che rimane in superficie e la velocità dell'acqua stessa, quando ci sono dei fenomeni meteorologici estremi come delle forti piogge, c'è il rischio che all'improvviso questi vanno a ingolfare i fiumi al punto tale che questi straripano con tutte le conseguenze che conosciamo. Ci sono delle soluzioni per permettere all'acqua di ritornare al suolo e di restituirla quindi anche alle falde acquifere. Per esempio, adesso si stanno sostituendo gli asfalti impermeabili con asfalti cosiddetti drenanti. Pensiamo agli immensi parcheggi dei centri commerciali. È possibile sostituirli con dei grigliati di cemento o di plastica. Ci sono altri tipi di pavimentazioni che vanno molto bene, per esempio quelle con a piastrelle con fughe molto, molto larghe. Ricordiamo che tutta l'acqua defluisce dove? Nei tombini, dai tombini nelle acque di fognatura, quindi acqua che va sprecata totalmente, non va a beneficio di nessuno. Esistono anche lì dei sistemi per facilitare un utilizzo intelligente dell'acqua. Quindi l'acqua che viene raccolta dai tetti e dalle grondaie è possibile inserirla in una rete alternativa a quella fognaria e quindi utilizzarla in modo più appropriato. Per fortuna le soluzioni ci sono, certe sono soluzioni che richiedono tecnologie importanti, certe invece sono delle soluzioni che richiedono solamente invece del buon senso.